Raimondo, guardami negli occhi. Hai vinto. Ma che vinto? No, la serie c'è. Comunque andiamo avanti, su. Ma che andiamo avanti? Controlliamo il numero, dai. No, i numeri li guardo dopo. Tanto se ci sono, ci sono. Scappano mica. Come dopo? Ma che sei matto? Questo è il nostro biglietto, dai. Ma quale nostro biglietto? Allora non ti ricordi? Ma cosa devo ricordare? Ma non ti ricordi la serata che abbiamo fatto ad Arezzo? Eh? Ah, sì, oh, un bel successo, eh. Non lascia perdere il successo. Cosa abbiamo preso al bar del teatro? Ah, sì, sì, un aperitivo. No, mi ricordo perché l'ho pagato io. No, 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 vai avanti, oltre all'aperitivo? Le patatine. Ma che patatine, dai? Le olive. Raimondo. Ah, sì, sì, scusa, Gianni. Oh, bravo, abbiamo preso, eh? Un gettone. Senti, Raimondo, la devi finire di fare la farina con me. Noi abbiamo preso un biglietto della lotteria di Capodanno, in società. Tu le 250 lire non me l'hai mai date, perciò sei automaticamente escluso. Calma, io però ho preso le sigarette che costavano 500 lire e 500 lire il biglietto della lotteria. Pari siamo. Sì, ma io di quelle sigarette ne ho fumate solo 5. Ma che fai? Adesso ti ricordi persino quante sigarette hai fumato mesi sì, fa? Sì, me lo ricordo perché è stato proprio il giorno in cui ho deciso di fumare 5 sigarette al giorno. Ti ho anche detto, Johnny, dammi una sigaretta ogni 3 ore. Mi ricordo benissimo. Ma allora che facciamo? Se poi vinciamo, tu mi dai 1 milione ogni 3 ore. Ma no, io non ti do niente. Che vince? Io non ti do niente. Come? Ma che è troppo comodo. All'ultimo momento, quando sai già la serie, vieni qua, noi siamo in società. Niente, chiuso, l'argomento è chiuso. Piuttosto, Johnny. Sì. Fammi un favore, siccome io ho l'anima del giocatore di poker, mi piace spillare lentamente, capito, goderla questa fatta dei numeri. Dimmi. Mi leggi il primo numero? Sì, ma abbinato a chi? Abbinato a Modugno, ho visto già la serie. Spigliamolo, eh? No, spillo io, che spilli? Io. Che no, spigliamo? Io. Spillo io. No, faccio per dire, capito? Sì. Mi dici il primo numero? Primo numero, stai fermo, eh? Zero. Zero? Cosa c'è lì, dai, dimmelo. Zero? C'ho mal di stomaco. Eccoli! Allora c'è? Sì, c'è. Ecco, bene, allora Raimondino, ragioniamo. Sì. Sono 100 giorni che noi siamo insieme, oh, giusto? Sì. Anche di più, anche di più. Abbiamo diviso, non so, gioia, sì, dolori, sì, gloria, fatiche, applausi, biglietti. No, biglietti no, guarda, biglietti proprio no. Raimondo, guarda, io lo sai che ti ho sempre considerato come un fratello, l'ho sempre detto. Per me Raimondo è un fratello, quello che è mio è suo, è tuo. Sì, ma vedi, non sarà, ma io tra un'ora potrei avere vinto da 100 a 150 milioni. Vabbè, allora, tra un'ora. Ora, hai detto niente. A proposito, che ora è? Ah, ma perché non hai l'orologio? No, io no, proprio. Ah, tu non hai l'orologio? No, non ho l'orologio. Raimondo, dammi la tua manina delicata. Cosa fai? Ecco l'orologio, to. Ma no, Gio. Ma no, ma lascia fare a me. Ma non dovevi. Eccolo là. Ma tac. No, Gio. È tuo. Ma è che tuo. Bello. Raimondo, siamo amici o non siamo amici? L'ho appena detto, quello che mi è tuo. Grazie, Raimondino, non perdono, eh. Oro, no. Oro e platino. Oro e platino, che bello, grazie, Gianni, veramente bello. Mi leggi il secondo numero? Secondo numero? Sì. Secondo numero? Tre, dimmi se c'è. Fariva, dimmi se c'è. Non c'è, non c'è. Eccolo lì! Ci siamo. No, che ci siamo, ci sono, casomai. No, ci siamo, ci sono. Raimondo. Ma io, vedi, non sono tanto contento per me quanto per Sandra, perché così posso comprarle un bel regalo. Sai quel piccolo quadro di De Chirico che hai in camera, quel De Chirichetto? Ah, gliene voglio comprare, sì, uno uguale più o meno, insomma. A Sandra. Ma non c'è bisogno. Voglio comprarlo. Non c'è bisogno. Come c'è bisogno? Voglio comprare. È già suo, è fatta. Un telefono per cortesia, grazie. Raimondino, guarda il tuo amichetto cosa ti fa adesso. Guarda il numero, controlla lì. Dai, ne manca uno. E l'ultimo fatto. Ma sai io... chi chiamo? No. Casa mia. Casa tua. Sì. Pronto? Maria, sono io, buonasera. Senta, lei deve andare in camera mia, subito, sì. E staccare il dichiarichetto che c'è in camera, sì, sopra il letto, sì. E lo porta subito a casa Vianello, alla signora Mondaini. Ma no, ma Gioia, no, ma stai scherzando, ma per carità. No. Lo sa l'indirizzo, sì? Sì, c'è già stato, sì. lo sa. Maria, faccia quello che le dico, e che gli importa sì, a lei? Importa. No, come fosse suo. Maria, arrivederla, grazie. Ma no, grazie. Gioia, è suo, vuol dire che adesso lei prende il credito e lo porta a casa subito, mia? Subito, taxi, oh, via. Chissà come sarà contento Sandra, grazie, Gioia. Mi dici il terzo numero? Il terzo numero? Sì. Il terzo numero è... Aspetta un attimo che guardo. Sì. Cinque. Eccolo lì. Eccolo lì. Il quarto. Fammelo vedere un po'. No, scusa. Dimmi il quarto. Il quarto. 9. Arieccolo, andiamo per uno. No, vado. Dove vai? No, dico, vado per uno. No, andiamo, vado per uno. Raimondo, ma
Ma perché insisti sempre su sta tesi del vado? Andiamo. Cos'hai, Johnny? Cos'hai? No, niente, un po'. Ah, ho capito. Ti dà fastidio quel brillante, meraviglioso, bello che hai messo sulla farfalla. Non sì, te l'avevo sì. mai visto, non te l'avevo quello lì. Beh, effettivamente l'ho messo stasera perché è l'ultima, hai capito? Ah, ho capito. Però non lo devi più mettere. No? No, perché scusa, Johnny, vedi, tu sei di collo un po' corto. Beh, e allora, capito, muovendoti ti puoi far male, ti può tagliare, capito? Ah, sì, 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 è vero, è vero. E certo, certo. Eh sì, tipo, qui è collo corto, non gli sta bene. Sì, certo, questo va bene su un collo da cigno come il tuo. Insomma. Guarda, non te lo metto lì perché ho paura di pungerti, sono un po' nervoso, te lo metto qui, eh. Ma lo stesso, eccolo per me è lo là. Stesso, figurati. Cigno gentile, te lo regalo. Sì. È tuo, sì, fratello. Certo. Sai perché? Perché noi siamo compagni, noi siamo artisti. Si dicono sì. E soci. No, soci no, perché soci tu le 250 lire non me le hai mai date, perciò non è, sì, per vabbè, il, non è per il denaro, è per il principio, capito? No, tu non me le date, basta. No, ma non insistere, perché io rimedio subito, guarda, 250 lire, cosa vuoi che siano 250 lire? Eccole qua. Guarda, prendi quello che vuoi, top. 150, guarda, 100, 150, 200, 250. 250. 250. 250. 250. Allora andiamo a leggere l'ultimo numero? Sì, sì, se lo vuoi, sì. Mi dici l'ultimo numero? Lo dico? Sì. 9! 9? No, però adesso guardo anch'io. Sì, sei in società. Ah, ecco. Spilliamo. Non ce la faccio più, spilliamo. Spilliamo. Mamma, c'è la gobbetta. Sì, può essere, può essere. Che potrebbe essere anche un 8, però. Oddio. C'è! Viva Canzonissima! Viva! Viva i milioni! Ah, c'è! Viva la lotteria di Monza! Viva di Monza! Monza! Lotteria di Monza. Non mi viene, come mai Monza? Ah, scusami Johnny, devo aver sbagliato tasca. Eh già, perché in una tasca avevo quello di Monza, in una tasca Monza. Quello di Capodanno. L'ho sbagliato, ho preso quello di Monza, invece quello della lotteria di Capodanno. Monza? Eccolo qui, Capodanno, ecco, questo è quello giusto. Via di Capodanno invece. Ah, non c'è manco la serie, eh. Hai capito? Quando si dice la sfortuna, ma tu guarda, non c'è manco la serie, non c'è. Lotteria di Monza. Beh, Johnny... Bello sto orologio, eh. Si è fatto tardi, io devo andare. Era senti, bellissimo. Come mi sta? Come sta? Bene? Canonata. Allora, mentre tu fai il numero con le casse, io faccio un salto a casa, sì, perché voglio vai? Mettere in giusta luce il decherichetto che tu gentilmente hai voluto offrirmi. Ciao, tanti, tanti auguri, mi raccomando, grinta più che bello. Mai, Johnny, grinta, mi raccomando. No, lo dico, molto anche bello. Questo è bello. Sì.